già in onda. Allora, se io fossi ruffiano, farei un sacco di complimenti adesso a Morgan, gli direi sei migliore. Arriva E invece no, io non ti conosco benissimo, ti dico. Stasera ti ho apprezzato in un'altra veste, la solo. veste da filosofo. Tu hai detto due parole importanti, che sono etica e web, una cosa che a quanto pare è Sì, inconiugabile. sembrano due parole che nella stessa frase Un ossimoro, sembra un ossimoro. ossimoro, ossimoro. Vedo che il tuo rapporto con il web non è indiaco. No, il mio rapporto col web è innanzitutto cercare di utilizzarlo appunto nella maniera più etica che posso. Sfruttarne quelli che erano, diciamo, i presupposti e non quella che è la realizzazione Come si è attuale. evoluto? Io nel 95 c'ero, così come molti di voi, così come te. Sì, ero Sì, sono da poco. io invece ero in studio di registrazione. Stavo registrando il mio secondo album nel 95. E il fonico, tecnico del suono, ingegnere del suono, che ovviamente attento alle tecnologie, dice: "Sapete che c'è il web?" "Ah, cos'è?" "Sarà dove noi anarchici possiamo esprimerci." Sai cosa ha sbagliato? Bella Le cosa. ultime parole famose Non sono aveva state. sbagliato, perché? Però aveva sbagliato una cosa. Cioè, aveva sbagliato a smettere di fare il tecnico del suono per dedicarsi al web, secondo me. Gliel'hai detto poi. Secondo lui no. No, perché ha fatto un sacco di soldi, perché nei primi Ah, anni del pensi. web lui ha fatto tipo 1 milione di euro. Così, facendo un server. All'epoca, cioè, non c'era nessuno. Ti ricordi quando per cercare motori di ricerca andavi su Mi AltaVista? ricordo un primissimo computer così e non so nemmeno No, il primissimo dove computer così no, perché io mi ricordo che avevo un Atari dove facevo musica. E il punto è questo: il computer non è il web. Il computer è uno strumento di lavoro e uno strumento musicale, per quanto mi riguarda. Per un grafico è uno strumento di disegno. Non è il web. Dobbiamo tenerli distanti. Prima di congiungere etica e web, cominciamo a disgiungere computer e web. Computer uguale strumento tecnologico di lavoro di evoluto, calcolo. di calcolo, di partita a scacchi se vogliamo. Io propongo questo, tu in base a quello che io ti ho dato, proponi un'alternativa. Io sono l'artista, scelgo se mi piace o no e allora faccio contromossa. Tu fai contromossa, è un dibattito tra me e una macchina che ha una sua piccolissima intelligenza, però soprattutto ha una grande capacità di calcolo, che non è l'intelligenza. L'intelligenza è anche l'intuito, è anche la sensibilità, Emozione, se vogliamo, l'emozione, la arte. sensibilità. Quindi, per scrivere musica ci sono un sacco di possibilità con un software. Ma che significa web? Un'altra parola di maniche, come dire telefono. Web è uguale a telefono, telefonia. Andiamo da un'altra parte. Non c'entra niente un artista con un telefonista. Cioè, è come dire un editore è un edicolante. No. Allora, l'artista fa la musica. Ma se l'artista fa la musica in pubblico, non va bene. Web non vuol dire essere sparati a tutti, web non vuol dire tracciabilità, non dovrebbe voler dire tracciabilità, non dovrebbe voler dire che se io adesso digito marcomorgan.com su Whois, o qualsiasi motore di Ti ricerca, esce no, tutta la tua vita praticamente. esce il mio numero di telefono, il mio indirizzo, ma che volete da me? Ma siete fuori di testa? Siete fuori di testa? Devo pagare per dire di non farlo uscire. Allora, tieni conto che tu adesso sei venuto qua. Siamo in un castello, torni a casa tua e ti trovi sette persone sedute sul divano e tu dici: "Scusa, che ci fate qua?" E loro dicono: "No, vabbè, ma se tu ce lo dici noi usciamo." Ok, però sinceramente non dovevate entrarci, è casa mia, perché quella è una proprietà privata, anche questa è una cazzo di proprietà privata. La mia mail è una proprietà privata. Le mie applicazioni che ho pagato 4 euro, 19 euro e 90, 99 euro e 42 per fare la musica o l'editing fotografico sul mio telefonino, non devo poter fare l'editing fotografico su uno spazio che già è piccolo ed è ridotto perché il resto è occupato da pubblicità o da notizie, che se non voglio posso disattivare, ma però gli devo dare le mie carte di credito per disattivarle, ma siamo pazzi. Cioè, come dire, queste persone che sono entrate in casa tua, ora ti dicono: "Sì, se vuoi che usciamo ci devi dare 10.000 lire, 10 euro. Vuoi che usciamo?" Ok, vabbè, oh, intanto hai perso tempo. Oh, dopo un attimo, ne rientrano 20. Dici: "Ma che cazzo volete voi?" Eh no, ma noi anche possiamo uscire, però sai cosa? Ieri hai detto che ti piacevano le camicie blu e noi siamo venuti a portarti le camicie blu. Ma che cazzo vuoi? Ieri mi piacevano, oggi non mi piacciono. Ma che poi da me? Tu in casa mia, ma che ci fai in casa mia? Vattene via! Sì, mi devi dare 20 euro, però. Questo è il web.
e nessuno dice niente. Certo. In questo momento io sono l'unico che sta dicendo questo. Vai a trovarlo un altro, tu, che adesso guardi nel web, tu. Io. Vai a trovarne un altro che dice queste cose. Vai a trovarne uno che dice le stesse cose che sto dicendo io adesso. E se lo trovi, per favore, dammi il suo contatto. Il mio numero è 377. Vai! Hanno scelto la vostra regione come la più bella regione dove andare in vacanza. Quindi siate bravi, carini, specialmente voi giovani. Riprendetevi cura della vostra città. Cercate di respirare quel genius loci, quello spirito dei luoghi. Mantenetela, custoditela, come dicevano i greci, per cercare di lasciarla più bella di come l'avete avuta in eredità. È sicuramente così. Piccolo check. Brunello, sì. Tu sei un nome della moda, ormai lanciatissimo a livello internazionale, però il segreto del tuo lavoro è che è diverso rispetto agli altri, perché tu dai un'attenzione particolare al singolo cliente. Cerchiamo di far cose contemporanee, questo sì. Volevo nel lavoro da una parte cercare di far cose carine e contemporanee, dall'altra in qualche modo lavorare in luoghi leggermente migliori, dare dignità morale ed economica al lavoro, perché sai, alla fine per far cose speciali abbiamo bisogno di esseri umani speciali che dobbiamo tornare a trattare con dignità, perché abbiamo tolto dignità morale ed economica l'ultimo trentennio. Sarà una serata pimpante quella di stasera, ospiti eccezionali e anche un ambiente come sempre che coniuga la storia, il turismo, la bellezza paesaggistica e tutto. Ma io credo che questo premio si contraddistingua rispetto agli altri proprio per questa sua vocazione multidisciplinare. Non è facile organizzare una serata in cui come protagonisti ci sono rappresentanti del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, della televisione, del giornalismo, dell'imprenditoria, della cultura, e trovare un filo conduttore. E mi pare che il filo conduttore qui sia intanto il merito, che è un modello, quello soprattutto turistico, quello imprenditoriale, quello culturale, che ha saputo porsi al centro dell'attenzione internazionale, e quindi in Puglia si viene molto volentieri anche a ricevere i premi. A proposito di polemiche, solo toccata e fuga, l'altra sera eri in televisione, c'era Briatore e hai un po' in qualche modo risposto a quella che è stata una frase non tanto simpatica su Gallipoli che ha pronunciato Briatore. Sì, perché ormai nella concezione di Briatore, che pure è un grande imprenditore, un grande manager, un grande uomo di sport, è uno che ha una storia importante anche da raccontare, però nella sua concezione il Salento, in modo particolare Gallipoli, sono incompatibili con la sua idea di turismo. Io ho provato semplicemente a dire che la Puglia è magica ed è unica ed è irripetibile, perché ha un turismo che affonda le proprie radici sulle vocazioni più autentiche del territorio. Qui non si possono fare gli alberghi come si fanno a Dubai, e qua bisogna valorizzare la diversificazione della costa, le tradizioni, le cattedrali, l'enogastronomia e quelle cose autentiche che rendono poi questa regione straordinaria. Chi viene qui rimane affascinato dalle cose semplici, dalle cose della tradizione, non dal lusso che poi in qualche misura è impersonale. Tuttavia Eli ha ragione quando dice che dobbiamo mettercela ancora più di quanto non sia stato fatto finora. Certo. Francesco, anche da Daniela, che è una delle co-conduttrici di questa trasmissione, un in bocca al lupo per l'inizio della serata. Canterai con Patti Pravo? Daniela, sentito, ti piace Patti Pravo? Tantissimo. No. Canterai? No, io no, assolutamente no, anche perché sarebbe uno spettacolo davvero devastante per chi ci ascolta in quel momento. Invece proverò a tirar fuori un po' la vena artistica di tutti coloro che calcheranno il palcoscenico del premio Barocco. Quindi avremo comici, avremo cantanti, avremo attori, attrici, e quindi proveremo a far tirar loro il meglio di quello che si può in pochi minuti, naturalmente, di interlocuzione e di esibizione. 3, 2, 1, vai! Bocca al lupo! Bocca al lupo. Ciao Francesco, ciao. Un premio importantissimo ed io sono contento di avere a fianco a me un sindaco giovane, credo che sia il più giovane d'Italia. Sì, effettivamente nei comuni sopra i 15.000 abitanti ho questo onore e onere, perché poi portiamo sulle spalle la responsabilità di rappresentare una generazione intera. Beh, devo dire che lui però si è fatto crescere la barba per sembrare più grande, per avere, insomma, diciamo, adesso mi faccio crescere la barba così sembro più anziano di quello che sono. Mi cresco la barba perché sono un giovane di sinistra. Ah,
pensavo fosse una questione di moda, ma non entriamo nel discorso politico. Stefano, un premio importantissimo ed è bellissimo ovviamente per te essere qui, un'emozione grande ospitare questa edizione. Sì, è un onore essere il sindaco della città che ospita ormai da tanti anni uno dei premi più importanti di tutta la Puglia, che dà lustro a questo territorio, che porta qui personaggi importanti che hanno l'onore di ricevere l'importante riconoscimento. L'ennesima edizione, come sempre grandi artisti, grandi professionisti, e come sempre una città straordinaria a Gallipoli che si apre e mostra le sue bellezze a tutto il mondo attraverso il Premio Barocco. Qui siamo con Carly, la mezzosoprano inglese che stasera sarà premiata qui al Barocco, un premio sicuramente importante per te, che sei inglese ma sei un pochino anche italiana, no? Perché sei in Italia da tanti anni, vieni in Italia da tanti anni. Sì, è vero. Io da quando ero piccola passavo ogni estate qui in Puglia e infatti i miei primi esperienze sul palco sono stati proprio qui. Quindi ringrazio Puglia che sono un cantante questi giorni. Questa sera è un privilegio, uno, per prendere un premio, però è ancora di più che sono qua in Puglia. Carly, tu fai ormai concerti in tutta Europa e in tutto il mondo, stai diventando una star internazionale. Sì, spero, grazie. No, il mio primo disco è uscito ieri, si chiama Singing My Dreams, e su quel disco ci sono canzoni della mia vita. Cioè, questa sera canterò Almeno tu nell'universo, che era un pezzo che ascoltavo con gli amici qui in Puglia. Meraviglia. Un'ultima battuta, vuoi salutare Gallipoli? Magari in inglese così fa più figo. Salutiamo Gallipoli e i salentini. Ok. Gallipoli, it's such a pleasure to be here. Thank you so much and have a great evening. Speciale premio Barocco Teo Teocoli a Gallipoli per ricevere questo premio prestigiosissimo. Teo, questo è un premio che ha visto negli anni i più grandi tuoi colleghi, i più grandi artisti internazionali anche. Infatti io non avrei dovuto essere qui perché ci sono dei nomi veramente altisonanti. Sono stato premiato, sono felice, anche perché questo premio si svolge nella mia Puglia, dove sono nato. Io sono tarantino di nascita, ci ho vissuto poco, ma ho imparato a apprezzare la regione, diciamo, e ci torno molto spesso per lavoro. Sono stato a Napoli, sono stato a Bari, sono stato a Lecce, sono stato a Trani, ho fatto dei bellissimi spettacoli, ad esempio a Trani davanti alla cattedrale, nel centro storico di Lecce, e devo dire che vorrei anche tornare in questa regione a fare magari una vacanza. Non in agosto, perché so che in agosto qui è inaccessibile. E in tal proposito voglio dire che in altri paesi, in Spagna soprattutto, la stagione balneare, diciamo la stagione estiva, dura 6 mesi, non 2 mesi. E questo è il segreto. Cioè maggio e giugno già si comincia a riempire le spiagge e fino a novembre locali, discoteche se vogliamo, è tutto aperto, tutto disponibile, perché poi luglio e agosto non sono i mesi più belli per fare vacanze. Certo, la gente è in vacanza dal lavoro e quindi ne approfitta, però i mesi più belli sono maggio, giugno, settembre, ottobre. Teo, hai messo l'accento sull'aspetto turismo, di cui si parla moltissimo in questi giorni a proposito della Puglia e di Gallipoli in particolare. Tu sai che Briatore non ha usato parole molto dolci nei confronti di Gallipoli. Stasera tu sei ospite della città bella, come viene chiamata. Beh, ma Briatore dice un po' quello che vuole, insomma, diciamo che è un cane sciolto, nel senso che lui, ho visto anche dei manifesti che ci aprirà il Twinga forse qui, ecco, ad Otranto. Devo dire la verità che non mi interessa quello che... Ieri sera eri con Conti ai migliori anni della nostra vita in diretta sulla Rai e abbiamo rivisto con piacere Cesare Maldini, abbiamo rivisto Celentano, abbiamo rivisto Caccamo. So che c'è una novità che riguarda proprio questo ultimo personaggio. Ma sì, la novità non è assoluta, perché... Che ridi? Sto parlando e ti metto a ridere. Non quest'anno, ma la stagione prossima farò una commedia. Si intitolerà Pasqua a casa Caccamo, che è un po' la
Natale. Natale a casa, Natale. Bravo, non lo volevo dire, l'hai detto tu, a casa Cupiella. Siccome Cacco mi è sempre molto richiesto, soprattutto a Napoli, perché oramai sembra che sia un personaggio vivente, e allora proverò a fare una commedia, non di intrattenimento, ma proprio di recitazione, diciamo, con un testo, con un copione, con altri artisti, che di solito io sono un solitario, ma con una troupe, e vedremo di portare finalmente questo personaggio che mi ha dato tantissimo, più di tutti, di portarlo a teatro in un modo più ampio. L'intervista sta durando un po' troppo per i tuoi gusti, Teo, immagino. Ma siccome è una delle prime, ci sto ancora dentro, magari dopo. No, va bene. Mi piace rispondere a queste domande perché non faccio molte interviste. Chiedo scusa a tutti gli altri, le prossime interviste dureranno molto meno, ci dispiace. Io con Daniela conduco questo programma, si chiama Apulia Tribe. Esatto, è un nuovo programma, un nuovo format. Beh, che dirle, le auguro una buona permanenza se dovesse decidere di venire qui in Salento. Glielo consiglio. Pensavo una buona permanenza adesso. Domani mattina devo partire alle 5, dove sono nato, dove non sono cresciuto perché mi hanno portato a Milano quasi subito, però ho l'occasione di venire a ritrovare certi luoghi e certe persone. La regia ci fa segno di andare, salutiamo Teo Teocoli e forza Milan. Ti ho sorpreso, Teo. Per Apulia Tribe su Sky, Elena Sofia Ricci col patron Fernando Carteni. Allora, Elena, vieni a Gallipoli per ricevere questo premio, un momento importantissimo, direi anche, se posso osare, della tua carriera, perché su questo palco ci sono stati i più grandi nomi dello spettacolo internazionale. Anche della scienza, anche del giornalismo, insomma ci sono stati veramente grandi nomi, sono orgogliosissima di essere qua, anche perché Ferdinando è veramente un uomo di grandi passioni, si vede con quanta passione ha custodito questo premio, proprio come un figlio, e questa è una cosa bellissima che mi emoziona molto. Mi emoziona ovviamente averlo potuto condividere con personalità veramente di grande spicco, e mi piace che arrivi in questo momento della mia carriera, perché effettivamente mi sento in un momento in cui deve esserci una svolta, e io sono certa che Ferdinando e il premio il premio Barocco mi porteranno fortuna. Patron Carteni, siamo a pochi minuti dall'inizio di questa grande serata, c'è molta attesa anche quest'anno, e forse quest'anno un ritorno alla grande del premio Barocco. Sì, un ritorno alla grande, ritorno alla Rai, c'è Mediaset, c'è Sky, voglio dire, questo premio ormai quando è nato in una parrocchia, come sempre voi sapete la storia, quando me lo sono inventato. Poi ho portato da Sordi alla signora Ricci, che mi onora e che io l'ho conosciuta al premio regia televisiva con l'amico nostro comune, che era Daniele Piombi, che ricordiamo con piacere, Daniele. Certo. Elena Sofia, verrai a Gallipoli oltre il premio Barocco a fare un po' di bagni o no? Ma io sono innamorata della Puglia e del Salento, e ho avuto il grandissimo privilegio di girare a Lecce, qua vicino, due bellissimi film di Ferzan Özpetek che mi ha regalato alcune tra le più belle interpretazioni della mia carriera, quindi sono profondamente legata a questa vostra terra e anche alla parte superiore, perché mia sorella sta a Bari, quest'anno ha curato il corteo storico di San Nicola di Bari avendo un grande successo, è stato un evento incredibile, mondiale, e io ho potuto collaborare anche con lei, con mio marito, è stata una bellissima esperienza, quindi la Puglia è veramente una grande regione, siatene fieri perché è veramente veramente straordinaria. Mancano pochi minuti, Daniela, come sempre dai tu lo start, lei è la nostra conduttrice di Apulia Tribe. Daniela Spisso, hai visto il patron, hai visto Elena Sofia, bella Elena Sofia, meravigliosa, meravigliosa. Complimenti.